Molti cittadini di Napoli che ieri si sono recati alle urne per esprimere una preferenza sul nuovo sindaco della città. L'appuntamento è rinviato di 2 settimane, quando i cittadini dovranno scegliere tra i candidati andati al ballottaggio, il sindaco uscente De Magistris e Gianni Lettieri. Penso che De Magistris avrà una conferma piena. Deve lavorare di più e soprattutto deve stare più vicino alla gente. Il voto di ieri è stato espressione tipica di quello che è in Napoli praticamente, cioè una polverizzazione di interessi, assenteismo totale alle urne e tutto quanto quindi è stato rinviato di 2 settimane, speriamo insomma in un risultato decisivo. Non mi pare che questi 5 anni del governo De Magistris abbiano strutturalmente migliorato le condizioni della città, dai trasporti ai servizi, quindi non si capisce se non per demerito di altri soggetti che non sono riusciti a contrastare questa travolgente vittoria di De Magistris. Pensavo, devo dire la verità, che vincesse Lettieri perché lo merita per quello che ha proposto per la città, parlando sinceramente, perché De Magistris è stato un po' una delusione per questa città. Ma io penso che l'attuale sindaco sarà rieletto, malgrado tutto. Il fatto che non ci sia affluenza è proprio un male endemico ormai, cioè non solo di Napoli, della Campania, ma dell'intera nazione. Niente, per quanto riguarda il voto io sono soddisfatto, come le ho detto prima, perché ho votato De Magistris. E spero, credo che quasi sicuramente al ballottaggio ce la potrà fare con l'appoggio del Movimento dei 5 Stelle.